un anno è la galleria M2. Il maestro Giorgio ora farà la dimostrazione delle due tecniche più importanti nella lavorazione del vetro. La prima che andiamo a vedere è la tecnica soffiata, che è la più conosciuta e antica. Il maestro ci farà un piccolo vasetto. All'interno del forno abbiamo una temperatura di circa 1200 gradi, un recipiente dove mettiamo a fondere le materie che compongono il vetro, che sono principalmente sabbia di silicio, potassio e sodio. Dopo 8 ore nel forno a 1400 gradi otteniamo il vetro trasparente. Our Master Giorgio is going to make for you a demonstration of the two main techniques for a work of glass. First of all, we see the blowing one. He is going to make a small base. Inside of the oven, we have now a temperature of 1200 degrees. There's a recipient with materials used for glass making process. Glass is made of silica, potassium, and sodium. After melting them for 8 hours, we obtain transparent glass. Notre maître Giorgio, dopo fermento, note la dimostrazione del due, entre le più importanti tecniche, pour le travail d'ouvert. La première, qui est la plus connue, la plus ancienne, è la technique soufflé. Notre maître va vous faire un petit vase. À l'intérieur du four, on a maintenant une température de 1200 degrés. Il y a un vase avec les matières pour le verre, qui sont sable de silice, potassium et oxyde de soude. Après 8 heures à fondre à 1400 degrés, on obtient le verre transparent. Il maestro Giorgio ora sta facendo la dimostrazione delle due tecniche più importanti per il lavoro del video. La prima è la tecnica soffiata. Il maestro sta facendo un piccolo florero. E nel forno abbiamo una temperatura di 1200 gradi, un recipiente con le materie per il video. Il video è fatto principalmente di arena di silicio, potassio e sodio. Dopo 8 ore nel forno a 1400 gradi, conseguiamo il video trasparente. Murano è molto conosciuta nel mondo per il vetro colorato. Qui lavoriamo circa 15.000 sfumature di colore, usando anche oro 24 carati e argento. Murano is very known all over the world for its colorful glass. We work here more than 15,000 colors, using also 24 carat colored silver. Murano è surtout connu come vert coloré. On travaille ici plus de 15 nuances de couleur, y compris l'or 24 carata e la shot. Murano è conosciuto in todo il mondo per il video de color. Aquí trabajamos más o menos 15.000 colores, y también con 24 quilate in plata. Non ci sono scuole purtroppo per questo mestiere, solamente ragazzi che vengono nelle fornaci e lavorano quotidianamente con i maestri. Il percorso dura circa 15-20 anni e solamente i migliori da un punto di vista artistico diventeranno a loro turno maestro. There's no school here in Murano to learn this kind of job. Only boys who comes here and works daily works with the other masters. The training lasts more or less 15-20 years, and only the best at an artistical level becomes master. On a pas de colisie à Murano pour apprendre cette métier, mais seulement des garçons qui viennent ici travaillent avec les autres maîtres. Et depuis 2020 ans, seulement les mieux à niveau artistique deviendront à leur tour maître verrier. Non tenemos escuelas para aprender este trabajo. Aprender solamente trabajando con los otros maestros. Y después de 15-20 años se vuelve maestro. Il nostro vasetto, una volta terminato, avrà una temperatura di circa 500 gradi e a causa dello shock termico si romperà in qualche minuto. Per questo tutto quello che viene prodotto deve essere messo in forni detti di tempera per circa 12-24 ore. Our vase finished at a temperature of 500 degrees and due to thermal shock it will break in a few minutes. For this reason we have to glaze all our items in a different kind of oven for 12-24 hours. Notre petit vase, un fois terminé, aura una temperatura di 600 degrees e a cause de shock thermique sarà cassé. Pour ça, on doit mettre tout notre objet dans le four différent pour 12-24 heures.
E il filoleno ora è a una temperatura di 500 grados e con il shock termico si romperà in qualche minuto. Por esto tenemos que poner todos en horno diferente por 12-24 horas. Bene, passiamo ora alla seconda tecnica, che è la tecnica solida, massiva, quella usata per le sculture e i pezzi più grandi. La vedremo applicata dal maestro in un piccolo cavallino. È una scultura piccola ma molto difficile da realizzare, lascerà al maestro solamente 1-2 minuti di tempo. Lavorando una quantità di vetro così piccola, non potrà riscaldare il corso di lavorazione. Let's see now the second class making technique, the solid one, the one we use for sculptures and big pieces. Our master is going to make a small horse, and he has only 1-2 minutes to do it, because he's working a very small quantity of glass, and for this reason cannot be reworked. On the one, mentre noti la deuxième technique, la technique solide, pour les sculptures et les pièces plus grandes, notre maître va vous faire un petit cheval, et il aura seulement 1-2 minutes pour le faire. Parce qu'il travaille en quantité de verre pour les mauvais prix, et pour ça, on peut perdre le chauffé au cours du travail. Ora la seconda tecnica, la tecnica solida, con le sculture. Il maestro sta facendo un piccolo cavallo. Tendrà solamente 1-2 minuti per farlo, perché lavora una quantità di vidrio demasiado pequeña e per questo non si può calentare otra vez. Un assistente ha bisogno di 4-6 anni prima di essere in grado di fare un cavallino bello come questo. And an assistant needs 4-6 years to be able to make a nice horse like this. Un jour de son a besoin de 4-6 ans pour être capable de faire un bel cheval comme ceci. Un assistente necessita de 4-6 ans pour faire un cavallo bello comme questo. Il cavallo una volta terminato avrà la stessa temperatura, 500 gradi. Same temperature for our horse, 500 degrees. La même temperature per notre cheval, 600 degrees. Il cavallo tendrà la stessa temperatura, 500 grados. Bravo maestro! Bene signore e signori, la nostra dimostrazione termina qui. Speriamo l'abbiate trovato interessante. Vi invitiamo ora all'interno delle nostre sale espositive, dove per cortesia non si possono fare né foto né film. Our demonstration is finished, we hope you enjoyed it. And now you are free to visit our showroom, but please, you can take pictures or film. La démonstration est terminée, nous vous invitons dans notre salle. Mais s'il vous plaît, on ne peut pas faire ni photo ni film. La démonstration est terminée, si quieres sair de la salle, non se puede sacar ni photo ni film. Muchas gracias. Merci, thank you, grazie. Grazie maestro.